Con Nino Alessandro, direttore dei Cantori Popolari delle Isole Eolie, nonché uomo ovunque di questa associazione, facciamo il punto su questa 24ª edizione della Via Crucis, un evento che si rinnova, un evento che mette ancora una volta insieme quella che è la tradizione popolare insieme a quella che è la religione. È sempre interessante ritrovarsi con tanti amici in un momento di preghiera come il nostro. L'interazione che c'è fra le persone che si avvicinano al gruppo e il gruppo stesso, che fa diventare protagonista di un evento culturale la popolazione. E questo è sempre nelle intenzioni dei cantori popolari. In questo momento della passione della Via Crucis è per noi un momento molto importante. Viviamo, tutto il mondo vive un momento di grande difficoltà e speriamo con le nostre preghiere, con tutte le nostre intenzioni rivolte al Signore, che qualche cosa si possa aprire uno spiraglio di pace e di serenità. Un cammino lungo 24 anni, durante il quale tante cose sono cambiate. Cammino lungo 24 anni ci ha dato la soddisfazione di avere dei protagonisti, di persone che ci seguono sempre e ci danno la forza, perché le difficoltà sono sempre tante, tante le difficoltà che da tutte le parti non abbiamo mai una certezza. La certezza è in questi nostri volontari che si danno da fare per la continuazione delle nostre tradizioni. I Cantori Popolari sono reduci da un grandissimo successo dalla tournée in Tunisia. Abbiamo esportato il nome dell'Italia e delle Eolie nel mondo. I cantori popolari sono reduci, però i cantori popolari sono felici laddove possono fare presente a tutti gli eoliani che la cultura popolare, anche in questi grossi eventi di tradizione, ecco, in questo caso sacre rappresentazioni, si può essere tutti uniti e loro, con le loro esperienze fatte in tutto il mondo, vogliono parteciparlo. Ecco, l'interessante è il prossimo evento, potrebbe essere un grande festival del folklore come facevamo per il Folk Mare, perché anche il Folk Mare era un evento creato apposta per poter dare la possibilità, con la partecipazione degli eoliani, di far vedere tutta la capacità che ha questo popolo di donarsi.